La sfida principale è quella di ridurre il gap che c'è in Italia e in Europa tra il nord e il sud. È abbastanza evidente a tutti che noi paghiamo un po' una storia che non voglio neanche troppo enfatizzare sulla parte della ricerca e della salute e della medicina, ma sicuramente è su quello che bisogna intervenire. Si è parlato recentemente del turismo sanitario, il fatto che i malati del sud debbano andare al nord per trovare un'accoglienza. Questo devo dire da un punto di vista medico non è reale, non è vero. Quello che è vero è che paghiamo ancora un po' strutture che non sono state messe in funzione come la medicina moderna vorrebbe, per mancanza di risorse, per una programmazione che non è riuscita a portare tutto a tempo debito. Quindi diciamo che su questo io mi sentirei di dire che va spesa una fetta importante della risorsa, perché non è pensabile che tutti debbano muoversi o che si possano muovere solo i ricchi. Questo è inaccettabile da un punto di vista medico e morale. Secondo poi è la ricerca. È stato dimostrato in modo molto evidente che malattie che solo 20 anni fa erano mortali oggi non lo sono più. La gran parte dei cancri, quelli della popolazione occidentale, mammella, prostata, colon, ormai sono diventati dei tumori curabili se presi in tempo realisticamente breve. Questo significa che dobbiamo spingerci ancora più in avanti per avere dei marker predittivi di malattia, prima ancora che la malattia sia visibile con le metodologie di diagnosi. Questo ci permetterebbe anche di fare una prevenzione personalizzata. Non ha molto senso dire a tutti che devono smettere di fare una serie di cose. Dobbiamo individuare le popolazioni che sono davvero a rischio, e questo oggi con i nuovi test genetici di polimorfismi di alcune molecole oncogeniche è possibile. Il BRCA è una storia che è stata già scritta, quindi così dobbiamo fare anche per il resto.